Caria, assessore al comune di Seveso, e ho iniziato questa esperienza come assessore. L'assessorato alle risorse umane mi è stato dato il giorno, la delega mi è stata data la sera prima della firma delle deleghe. Alle 10 di sera mi chiama il sindaco e mi dice: al di là della famiglia e della scuola, che sono i tuoi assessorati, ho pensato di darti anche le risorse umane, il personale, perché giacché lavori in un'azienda che si occupa di questo, mi sembra che tu possa avere le competenze per poter gestire anche l'assessorato al personale. E io ho risposto: credo che a quest'ora non ho neanche il tempo di pensarci, quindi ti dico automaticamente di sì e incomincerò a pensarci da domani, quando firmo questa delega. Io lavoro in un'azienda internazionale che si occupa proprio di executive search e di valutazione del management di parecchie aziende italiane e estere, e in particolar modo ho provato a portare nel pubblico quello che è un modo di pensare del privato. Vi spiego quali sono stati i percorsi che hanno mosso questo mio pensiero. La prima cosa che mi sono detta è: se io dovessi ogni 5 anni cambiare datore di lavoro pur facendo il mio lavoro e dover ricominciare da capo, è veramente quello che magari anche a livello di procedura, a livello di gestione dell'ordinarietà, fino in questo momento l'ho fatto con un certo stile, arriva il nuovo, la nuova giunta, il nuovo sindaco, e mi scombina tutti i piani con un nuovo pensiero, orientamento politico, e quindi devo ricominciare da capo. Non è facile anche per i nostri dipendenti comunali adattarsi a quello che è il pensiero politico, che mediamente potrebbe cambiare ogni 5 anni. Allora ho fatto nella mia testa ho condiviso questo percorso. Incontro ad uno tutti i dipendenti del mio comune, concedo almeno un'ora di colloquio individuale a tutti i miei dipendenti e con loro inizio a lavorare su quelle che sono competenze tecniche e competenze relazionali, perché vorrei capire, anche raccogliendo quello che è la loro esperienza all'interno del comune, perché si trovano lì, in quell'ufficio comunale, e sono contenti di lavorare proprio lì. Quali sono le cose che ogni giorno ti danno motivazione all'interno del tuo ufficio comunale e quali cose vorresti cambiare? Cosa ti aspetti da questa amministrazione? Allora ho proprio lavorato incontrando ad uno tutti i dipendenti. Non li ho ancora finiti di incontrare tutti, perché nel frattempo ne ho 86, stiamo gestendo anche una situazione parallela, che è la liquidazione, la messa in liquidazione di una società partecipata, di cui appunto sto curando la parte relativa anche all'internalizzazione del personale, eccetera, e quindi so che c'è un po' di sofferenza da parte di alcuni miei dipendenti nel non avermi ancora incontrata. La prima reazione che ho avuto dal dipendente: lavoro qua da 30 anni, è la prima persona che mi parla, è la prima persona che mi chiede come sto. Nessuno l'aveva mai fatto prima. Cioè, questa cosa veramente ha un po' sconvolto quelle che sono le dinamiche all'interno degli uffici. Poi io per ogni ufficio ho chiesto 2-3 ore a ciascun funzionario, chiedendomi di raccontarmi come gestisce lui il suo team, perché forse non conosce neanche le risorse che lavorano per lui talvolta. E quindi come si può pensare che un ufficio funzioni bene se all'interno non si sono individuati particolari competenze, non si sta lavorando su il tema della collaborazione, della comunicazione, del creiamo una squadra? Cioè, queste sono dinamiche fondamentali affinché
ciascun ufficio lavori bene. E poi io una cosa che ho detto dall'inizio a tutti i funzionari è: non siamo uffici a compartimenti standard, siamo un ente unico, comunale, diamo delle risposte ai cittadini che devono essere condivise tra tutti gli uffici. Quindi in questo senso stiamo a grande fatica programmando degli incontri con tutti i funzionari, insieme anche al segretario, che abbiano una cadenza abbastanza precisa, una volta al mese. Ancora non ci siamo riusciti, perché poi siamo presi spesso dalla rincorsa della delibera da portare in giunta o il consiglio comunale da preparare, e quindi talvolta slittano questi momenti di condivisione, perché se io funzionario penso solo a quello che è il mio settore, il mio ufficio, e non condivido con gli altri, soprattutto laddove poi è necessario invece la collaborazione tra uffici, questa cosa ovviamente poi non giova neanche noi amministratori, e questo è fondamentale. Una cosa che ho fatto quando ho fatto le interviste, che è un po' la procedura che utilizzo anche nel privato, è quella di raccogliere delle referenze oggettive, nel senso che ad ogni persona, sui colleghi d'ufficio, ho chiesto: dammi 3 punti di forza e 3 aree di miglioramento del tuo collega, dove i 3 punti di forza non sono: mi è simpatico, cioè può essere che la persona sia socievole e che questo giovi una fluidità di rapporto, di comunicazione, di lavoro, che si è poi esplicitata in queste 3 cose concrete. Quindi ho chiesto oggettivamente quali sono proprio i 3 punti di forza e le 3 aree di miglioramento, per capire, confrontando tutte le referenze di un unico ufficio o trasversalmente tra i funzionari, dove ci sono delle problematiche oggettive. Cioè, se tutti mi dicono che quella persona fa il suo in modo essenziale e quasi senza mai collaborare, e me lo dicono in 5 colleghi perché in più momenti hanno avuto l'evidenza che non ha dato disponibilità di tempo anche quando era richiesto un orario straordinario, un lavoro straordinario, a volte ostacola il lavoro degli altri. Poi vado al colloquio con questa persona, cerco di capire qual è la motivazione, mi dice: sono geometra, sono qua ad un ufficio dove io non posso dare niente perché sono un tecnico in un ufficio che non c'entra niente con le mie competenze. Mi hanno messo qua, cioè è già tanto assessore che io faccio il mio lavoro, non sono motivato, no? Quindi tutto una problematica delle persone al posto giusto. Quindi a ciascuna persona sto anche chiedendo: In quale ufficio ti piacerebbe lavorare in questo comune, no? Non è sempre facile, perché poi ovviamente quello che idealmente è un puzzle che si incastra, e a volte siamo riusciti anche a pensare a dei buoni incastri, c'è il funzionario alle spalle che mi dice: ma la risorsa questa mi è indispensabile, perché se no poi sono sottodimensionata per svolgere tot funzioni. Quindi sulla carta sicuramente abbiamo risolto una problematica, che è: dall'oggi al domani mi hanno detto che devo andare in un altro ufficio, nessuno mi ha mai chiesto nulla, e quindi sono qua a fare sto lavoro perché mi ci hanno mandato, mi ci hanno obbligato, non avevo possibilità di scelta. E quindi questo dialogo sta costruendo invece un rapporto in cui, appunto, anche solo umanamente, a livello relazionale, si sta costruendo un tessuto. Quello che in questo momento abbiamo difficoltà a gestire è in un certo senso il rapporto con i funzionari, perché abbiamo rivisto anche quelle che sono un po' le dinamiche. C'erano delle alte professionalità che ci siamo resi conto che non dovevano essere riconosciute a delle figure già apicali, funzionari andavano a sommarsi, e quindi abbiamo tolto delle alte professionalità tra i funzionari, e questi 3 funzionari
adesso dicono: beh, prendiamo anche di meno, abbiamo più lavoro di prima, ma chi ce lo fa fare, no? Quindi è ancora più difficile costruire in quel caso una relazione che crei motivazione pur avendo tolto dei soldi. La motivazione che abbiamo dato è: visto che abbiamo una figura dirigenziale alla polizia locale, tutto quello che togliamo, no, va ridistribuito nel fondo di trattamento accessorio, e quindi questa è la possibilità di creare anche delle micro indennità per quei dipendenti. E devo dire che nel nostro comune ne abbiamo individuati un buon 30%, che si danno da fare più del funzionario, pur non avendo la qualifica talvolta, e riescono a gestire quotidianamente cose facendo anche straordinario e poi avendo il monte ore di recupero e tutto quanto, che a volte dicono: ma poi alla fine la pagnotta la prendono sempre loro, no? E quindi anche questo ridurre un po' lo stipendio dei funzionari per andare a ridistribuire anche in modo mirato, però con dei micro indennizi che hanno una pesatura, no? Sia da parte del funzionario che da parte nostra, è necessario per motivare i nostri dipendenti, perché a volte la rivoluzione la si fa dal basso. Alla fine è vero che il funzionario mi predispone l'atto da portare in giunta o in consiglio, ma è pur vero che se la macchina attorno al funzionario dei dipendenti lavora bene, il funzionario a volte mette la firma sull'atto di delibera che ha confezionato un dipendente. Okay. Quindi questa cosa ovviamente speriamo che nel giro di qualche mese riusciamo ad andare a premiare quei dipendenti che stanno attendendo adesso un po' un riscontro su quelli che sono state ad oggi delle promesse. Ho inventato anche una cosa che generasse della motivazione. L'anno scorso ho fatto la prima festa del personale comunale, quest'anno faremo la seconda settimana prossima. È stata una festa dove ci siamo autogestiti una cena, ho chiesto a ciascun settore, a ciascun ufficio di preparare individualmente, dato proprio la distribuzione dei compiti con un file Excel, così non avevamo 10 torte e 5 primi, no? Ma tutto ha funzionato alla perfezione. E all'interno di uno spazio comunale che abbiamo, che è molto bello, che è quello del Bosco delle Querce, abbiamo condiviso tutti insieme questa cena, perché io ritengo che la condivisione e la collaborazione siano due punti fondamentali affinché funzioni bene tutto il team. E tutti hanno partecipato ben 60 dipendenti su 80, quindi, e chi non ha partecipato si è sentito anche mi ha giustificato l'assenza, cosa che non era richiesta ovviamente. E tra l'altro, di una serata che avevo organizzato con dei giochi, perché temevo che andasse un po' a buco, no? Nella prima esperienza, forse bisogna anche pensare a un'animazione con dei giochi ad hoc per stimolare la collaborazione, fare una sorta di team building. In realtà è stata una serata che hanno gestito in pieno i dipendenti, con una forma di imitazioni teatrali l'uno dell'altro, portando degli aneddoti divertentissimi raccontati al microfono, di esperienze vissute tra loro in comune, dove veramente sembravano barzellette. E la serata l'abbiamo quasi chiusa per forza, perché era mezzanotte, no? So che forse alla serata di settimana prossima parteciperanno meno dipendenti, perché alcuni di loro in questo momento ritengono un po' deluse le aspettative che si erano create. Ci stiamo lavorando, perché poi i tempi burocratici, come sapete, a volte non sono così allineati a quelli che sono i tempi che vorremmo dare noi, no? Anche i regolamenti passano attraverso riunioni con i sindacati, RSU, cioè, e quindi alcune cose le stiamo rivedendo proprio
partendo da quelle che sono le necessità dei nostri dipendenti, se ci chiedono una flessibilità oraria, se ci chiedono la possibilità di fare un rientro in meno alla settimana ristrutturando l'orario di apertura al pubblico. Adesso mi sto mettendo a lavoro su questa cosa per vedere se c'è questa possibilità, pur tenendo conto delle esigenze dei cittadini, che sono fondamentali, quelle di trovare uno sportello al pubblico aperto, magari anche al sabato. Sono tutte dinamiche che ci stanno portando questa direzione di cercare di coinvolgere il dipendente, motivarlo e farlo sentire parte fondamentale della macchina comunale. Non ultimo, 15 giorni fa, due nostre dipendenti, partecipando ad un corso di formazione, perché su quello io sono abbastanza determinata a dire che tutti i soldi che abbiamo sulla formazione vanno spesi, perché questo è già motivante per i nostri dipendenti, cioè non devono rimanere lì rimasugli. C'è un corso, si fa non solo perché bisogna raggiungere degli obiettivi, ma perché già dando della formazione il dipendente si sente motivato a proseguire e acquisisce anche, appunto, ha una possibilità di confronto anche con dipendenti di altri comuni, acquisisce magari una sicurezza su una competenza tecnica che le mancava. Due delle nostre dipendenti comunali hanno partecipato a un corso di formazione, dovevano sostenere anche un esamino con una tesina, e li ho viste la sera prima e mi dicevano: Luigia, cioè, non so, domani, sono agitata, no? Sono uscite a pieni voti tutte e due, e appena l'ho saputo la comunicazione, ci tengo a portarla avanti in modo abbastanza sistematico, ho mandato un'email di congratulazioni, elogio, e mi chiama piangendo una delle due dipendenti e mi ha detto: mi ha commosso più la tua email che non il risultato raggiunto a pieni voti con l'attestato del corso fatto bene, perché a volte sono anche le parole, come esprimiamo la nostra vicinanza ai dipendenti, che può cambiare il modo di lavorare. Cioè, io che lavoro moltissimo con le mie due dipendenti, quattro, in questo momento ne ho due, dell'ufficio scuola, ho un rapporto con queste due dipendenti che mi dicono averne di assessori così, ma non perché, vabbè, fa parte di quello che è in parte il mio carattere, in parte proprio l'esperienza e la cura della relazione col dipendente, però ci tengo a mettere sempre un per favore, potresti, grazie, scusa se arrivo di fretta anche questa volta, cioè sono veramente alla base della relazione queste cose, e fanno sì che poi sia efficace anche, ci sia un'efficienza, cioè da parte una risposta, no? Da parte del dipendente, cosa che laddove invece magari un assessore arriva un po' imponendosi, me lo devi fare subito, senza una mediazione anche a livello di comunicazione, abbiamo spesso gli effetti contrari di chi ostacola il lavoro poi degli assessori. Ecco, queste sono piccole cose che dal privato sto mettendo nel pubblico, e che comunque con grande difficoltà, con grande difficoltà, perché poi, come dicevo, c'è la burocrazia che mi sta ostacolando su tante cose, alcuni uffici sono carenti di personale, in questo momento non ho la possibilità di fare nuove assunzioni perché abbiamo appena, appunto, internalizzato i nostri dipendenti alla manutenzione, che erano nella partecipata, quindi abbiamo grosse difficoltà, però stiamo ovviamente lavorando in una direzione di collaborazione tra uffici, di gestione di un rapporto che sia diverso da quello classico, dove arriva l'amministrazione, impone una linea politica e voi dovete, e i dipendenti devono solo eseguire, lavorare, e quindi a volte poi si mettono anche di traverso per ostacolare quello che è un pensiero politico.